Allora, io sono stato chiamato dall'università per raccontare l'Ateneo Pisano, che è un lavoro un po' grandino, direi. Non a caso si chiama università, nel senso che comprende tutto l'universo scibile e possibile. E quindi abbiamo deciso di fare, intanto di mandare delle mail a tutti i ragazzi, facendogli domande sia generali sullo studio ma anche specifiche e anche personali, le paure, i sogni, le difficoltà, le speranze che avevano, insomma, in questo percorso di studi. E poi abbiamo scelto da queste mail di intervistare alcuni ragazzi, ma anche professori, ma anche personale amministrativo dell'università. E quello che è venuto fuori da questa miriade di informazioni sono molti temi che si potrebbero approfondire. C'è sicuramente un discorso sulla politica, c'è un discorso sull'amore, c'è un discorso sul vivere fuori casa e le convivenze. E però quello che ci ha colpito di più, che ci ha stupito di più, è stata la reazione dei ragazzi, soprattutto dei più giovani ovviamente, a questo periodo storico, che è un periodo evidentemente di crisi, di difficoltà, e ho trovato una maturità, una consapevolezza, una forza d'animo abbastanza stupefacente. Mi aspettavo di trovare più depressione, insomma, gente che si lamentava. Invece abbiamo trovato molti ragazzi che volevano addirittura puntare più in alto, e questa ci è sembrata la chiave più interessante. Quindi abbiamo raccolto le interviste che parlavano delle difficoltà e del modo in cui si superano, e ne è venuto fuori un video di interviste che si chiama L'Uva Migliore, perché un ragazzo ci ha donato pure il titolo, perché era un ragazzo che faceva agraria e studiava viticoltura, e ci ha detto: la prima cosa che mi hanno insegnato è che la pianta più soffre, più è in difficoltà, e più l'uva e quindi il vino viene migliore. E quindi è un po' anche un augurio che ci abbia ragione. Quando uno si trova davanti a questi ragazzi e queste ragazze è sempre preoccupato, perché il rischio, quando uno ha davanti un microfono, ha in testa dei capelli metallizzati, sono due anzi, paternalismo e autobiografia. E ho avuto la sensazione che abbiamo evitato questi due scogli, perché di me, della mia vita o della mia storia abbiamo parlato poco, diciamo in misura omeopatica, quando serviva. E anche il paternalismo, ho la sensazione che ormai i ragazzi italiani in questi tempi difficili abbiano cominciato a capire, ci sono alcuni, non adulti, perché sono adulti anche loro, diciamo ci sono alcuni delle generazioni precedenti, quasi vecchi, perché no, che hanno voglia di aiutarli e ci provano, e ce ne sono altri che pensano soltanto a fregarli. La tragedia italiana, non so se succede anche a Pisa, è che ci sono i trentenni che competono con i settantenni. Invece c'è un tempo e un ruolo per i trentenni e i settantenni, così come c'è un ruolo per i cinquantenni e per i ventenni che oggi avevo davanti. Quindi sono molto contento, grazie Pisa, è degna di essere una P-City.